Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone. Tra qualche istante nel telegiornale parleremo di referendum, perché dopo il premier Renzi, che l'altro giorno si è presentato a Frosinone, ieri è stata la volta del ministro Alfano, che ha illustrato le ragioni del sì in un appuntamento di Fiuggi. Parleremo però anche del caso del feto gettato da una donna, da una giovane donna rumena che ha confessato di averlo fatto. Poi ancora le novità per l'agenzia Frosinone Formazione, parleremo però anche di commercio e non mancherà la pagina dello sport con le parole di Crivello, l'esterno sinistro del Frosinone, ma andremo a parlare anche di basket. Queste ed altre notizie tra poco nel nostro telegiornale, non mancatevi alla regia. Il fascino del mito non conosce limiti, provalo su una Harley Davidson, unica da sempre, eterna nella sua inimitabile linea, accompagnato dal ritmo del suo rombo inconfondibile. Harley Davidson ti aspetta sulla Monti dei Pini, a Patrica, a due passi da Frosinone, con il suo team di professionisti pronti a soddisfare le esigenze di ogni vero amante delle due ruote. Harley Davidson Frosinone, in contrada Fontana dei Conti, sulla statale dei Monti dei Pini, la tua emozione a due cilindri. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Pulizia, traslochi, impiantistica, trattamento cotto, ristrutturazione edili, giardinaggio. In due parole, Consorzio Panda. I migliori e più qualificati servizi ambientali e strutturali per enti pubblici, centri commerciali, supermercati, ipermercati, negozi, enti privati, condomini, appartamenti. Perché la qualità è una cosa seria. Perché la professionalità è una specie in via di estinzione. Consorzio Panda, la risposta alle tue esigenze. Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone, che apriamo parlando di politica e di referendum. Nei giorni scorsi c'è stata la visita del premier Matteo Renzi a Frosinone, lo ricorderete, per illustrare le ragioni del sì. Ieri è toccato invece al ministro Angelino Alfano, che a Fiuggi ha incontrato i sostenitori del sì al referendum. Ascoltiamo. Noi dobbiamo, prima di ogni altra cosa, prima di parlare del referendum, dire chi siamo e perché siamo nati. Perché questa è la chiave di lettura. Noi siamo nati perché tra il catastrofismo che sarebbe arrivato in questo paese con elezioni anticipate, senza avere una legge elettorale, senza nulla, saremmo arrivati ad una situazione peggiore di quella greca. E noi abbiamo fatto una scelta, perché questa è la politica. Ossia noi tra gli interessi personali, eravamo in un grande partito, non dimenticato, e lui era il segretario di questo grande partito, e tra gli interessi personali e gli interessi del paese, della gente meno fortunata, del futuro nei confronti dei giovani, noi abbiamo scelto di stare dalla parte di chi è meno fortunato, cercando di essere il partito della speranza e non dell'odio, perché qui ci sono gli uditori di odio che cercano di portare avanti una cultura del tanto peggio, tanto meglio. Noi stiamo toccando uno solo
pragmatici, rendendoli più attuali. E allora lasciamo la politica, parliamo invece di cronaca, perché c'è stata questa vicenda davvero incredibile che arriva da Ferentino, dove è stato ritrovato un feto gettato in una conduttura. La donna che si è resa protagonista di questo gesto ha confessato durante l'interrogatorio. La ventenne rumena accusata di aver gettato nella conduttura fognaria il feto che portava in grembo ha confessato. È stata lei a liberarsi dell'embrione eseguendo un aborto clandestino dopo aver utilizzato alcuni farmaci illegali che l'hanno aiutata ad espellere il corpicino. La giovane rumena ha dunque confessato di essersi immediatamente pentita della scelta fatta. Il concepimento era avvenuto dopo una breve relazione con un ragazzo che probabilmente non avrebbe mai avuto intenzione di prendersi in carico il bimbo, lasciando a lei l'intera responsabilità. Avendo però a disposizione pochi soldi a causa di lavori saltuari, la giovane ha raccontato di temere di non potercela fare e allora, anche a suo dire, consigliata da alcune amiche, ha deciso di porre immediatamente fine alla gravidanza. Le indagini vanno avanti da parte della squadra mobile per capire se ci sia stato qualche complice, anche se la ragazza ha detto di aver fatto tutta da sola. Il feto, di circa 20 cm, era stato rinvenuto da un operaio che lavorava alla manutenzione della tubatura che serve diverse abitazioni nella zona alla periferia di Ferentino. L'uomo ha immediatamente allertato la polizia che, giunta sul posto, ha sequestrato l'embrione, sottoponendolo a tutti gli accertamenti. La giovane rischia fino a 6 mesi di reclusione qualora venisse riconosciuta l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'assistenza medica, ma anche l'induzione all'aborto, punita con la pena, in quel caso, della reclusione fino a 3 anni. Ora parliamo invece dell'agenzia Frosinone Formazione, perché procede la fase di liquidazione che procederà a sua volta a quella di riforma dell'ente, che sicuramente resta molto importante per il territorio. Procede positivamente il percorso voluto dall'amministrazione provinciale per la messa in liquidazione dell'agenzia Frosinone Formazione e l'avvio del nuovo modello gestionale, con l'obiettivo di chiudere definitivamente le pendenze del passato e aprire una nuova pagina per la formazione professionale nel territorio. Un obiettivo da realizzare con il coinvolgimento della Regione Lazio per quanto riguarda la tutela del personale con le sigle sindacali. Ecco dunque l'incontro che si è svolto presso la sede della provincia tra il consigliere delegato Massimiliano Miglianelli, il dirigente Ferdinando Riccardi, il collegio dei liquidatori dell'agenzia e le sigle sindacali regionali del comparto scuola. Nel corso dell'incontro, giudicato proficuo da tutte le parti presenti, sono state illustrate le azioni messe in campo dalla provincia di Frosinone nell'ultimo periodo per consentire all'agenzia di far fronte agli adempimenti conseguenti alla messa in liquidazione. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio provinciale, ha spiegato Mignanelli, abbiamo messo il collegio di liquidazione nelle condizioni di procedere negli atti che la messa in liquidazione comporta. Si è trattata di una decisione fondamentale, senza la quale questo percorso non potrebbe realizzarsi. Di ciò va dato merito al presidente Pompeo e ai colleghi consiglieri, perché mai, come con questa amministrazione, la questione agenzia si sta affrontando con la responsabilità e soprattutto con una prospettiva futura. Proprio il futuro è stata dedicata alla seconda parte della riunione, in cui ai sindacati è stata presentata la nuova struttura organizzativa che sta prendendo forma attraverso un progetto le cui linee guida sono in fase di completamento. Il sindaco del comune di Cassino, Carlo Maria D'Alessandro, ha predisposto l'ordinanza di sgombero delle 3 unità abitative poste al primo e al secondo piano di via Baglie 76, un'ordinanza per tutelare, come si legge dalla stessa, i rifugiati. Non ci sono infatti i requisiti di abitabilità. Un provvedimento doveroso, ha sottolineato D'Alessandro, soprattutto per le persone che al momento soggiornano negli edifici, visto che gli immobili sopraindicati non risultano aver certificati di agibilità e abitabilità e non risultano depositati certificati in conformità degli impianti elettrici, idraulici, attestazione di prestazione energetica, ha detto il primo cittadino. Inoltre, a seguito di un accertamento dell'ufficio del servizio ambiente e della qualità urbana, non risulta alcuna istanza per il rilascio di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, quindi c'è questa ordinanza di sgombero. Le altre notizie ora ci colleghiamo con la nostra redazione di Per Te Online. Grazie per la linea. Apriamo con una notizia di cronaca riguardante Alatri. Un promotore finanziario di 38 anni del posto è stato condannato a 4 anni di reclusione. La storia giudiziaria è nata anni fa, quando una quindicina di clienti dell'uomo furono vittime di una maxi truffa da circa 1 milione di euro. Stando alle accuse, l'imputato avrebbe dissipato le somme a lui versate dai clienti per operazioni finanziarie. Le vittime,
credevano di aver investito i loro risparmi che invece venivano impiegati probabilmente per coprire altri ammanchi o per investimenti speculativi. Spostiamoci ora a Ferentino, dove il Corpo Forestale e l'ARPA hanno prelevato campioni di verdura al fine di analizzarli. C'è il sospetto che questi ortaggi siano stati contaminati con l'acqua proveniente dal torrente che attraversa la via Morolense, acqua nella quale tempo fa è emersa la presenza di componenti chimiche, alcune delle quali pericolosissime e fortemente cancerogene. Alcuni contadini del posto hanno dichiarato di aver utilizzato finora quell'acqua per innaffiare le verdure dell'orto e per abbeverare gli animali. Andiamo a Castrocelo. In arrivo dalla Regione Lazio i fondi per il dissesto idrogeologico. Il comune di Castrocelo è risultato destinatario del finanziamento regionale di 250.000 euro, a cui va aggiunto il cofinanziamento comunale di 75.000 euro, arrivando così ad una disponibilità finanziaria complessiva di 325.000 euro da poter utilizzare per la messa in sicurezza del territorio. A nome dell'amministrazione comunale, ringrazio la Regione Lazio per l'efficienza e la tempestività con cui ha messo a disposizione dei comuni le risorse per la difesa del suolo. Queste le parole del sindaco Materiale. In chiusura a Frosinone, domenica 13 novembre, come in tutte le altre diocesi, si terrà il Giubileo straordinario della Misericordia. Appuntamento alle 17 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Frosinone per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sprea Fico. Bene, da parte mia è tutta, io vi ringrazio e vi restituisco la linea. Parliamo di quella che è finalmente una notizia importante, rilevante per le tasche dei cittadini, perché dal prossimo 1 gennaio nel Lazio sarà abolito il ticket sanitario regionale introdotto nel 2008. Ad annunciarlo è stato Nicola Zingaretti, il governatore del Lazio. L'abolizione del pagamento della quota è ufficiale dopo la firma del verbale con CGL, CISL e UIL avvenuto in mattinata. Lo ricordiamo, il ticket era stato introdotto nel 2008 perché il disavanzo sanitario era di ben 1.600.000 euro. Ora un disavanzo che è stato ridotto ha permesso così l'abolizione di questo ticket, quindi significa che non si dovrà più andare a sommare la quota fissa di 10 euro per una prestazione specialistica di 36,10 euro che riguarda in questo caso il ticket nazionale. Un risparmio previsto per i cittadini laziali di circa 20 milioni di euro. Si tratta di uno spartiacque, ha detto, nella storia della sanità della nostra regione, ha aggiunto Zingaretti. Parliamo ora invece di commercio, perché a Cassino è arrivato il nuovo regolamento da parte della Consulta. Vediamo. Approvato a Cassino il regolamento per la consulta delle attività commerciali e la consulta delle attività produttive. L'approvazione è stato un altro grande passo dell'amministrazione d'Alessandro, ha detto il presidente della commissione Gianrico Langiano, attraverso la valorizzazione delle attività commerciali e imprenditoriali della città. Queste consulte vogliono essere un volano ed un supporto a progetti che prevedano lo sviluppo di politiche economiche incentrate al rilancio del mercato interno, proiettandolo con una maggiore forza verso le dinamiche esterne. Lo sviluppo ed il rilancio delle attività imprenditoriali nel territorio cassinate sono al primo posto dell'agenda politica dell'amministrazione, ha detto ancora Langiano. A questo cercheremo di affiancare un'attenta fase di monitoraggio dei progetti che giungono dalle società civili e anche dalla realtà imprenditoriale. Pertanto, come amministratori abbiamo sentito l'esigenza di aumentare il processo di condivisione e partecipazione delle attività di gestione. Si crede fortemente nel valore della condivisione con la società civile, gli operatori economici della città e l'istituzione di queste consulte nella prova. Ora si sta cercando di avere una fattiva collaborazione sulle tematiche più importanti relative alla programmazione di azioni legate allo sviluppo. La sfida del rilancio economico della città di Cassino dunque è aperta e l'amministrazione cercherà di camminare al fianco degli imprenditori del territorio per affrontare le principali criticità del settore. Parliamo dell'iniziativa del Comune di Isola del Liri, perché il prossimo 14 di novembre, in occasione della giornata mondiale del diabete, la cascata verrà colorata di blu per tutta la giornata, come spesso accade in occasione del mese rosa, in quel caso per la lotta contro il tumore. Anche questa volta, in quel caso, viene dipinta di rosa la cascata, in questo caso invece per combattere il diabete la cascata verrà vestita, tra virgolette, di azzurro. Ora voltiamo pagina, apriamo quella dello sport.
Giornata di allenamento intenso per il Frosinone, domenica al Matusa, c'è l'Ascoli per tentare il sorpasso alla seconda posizione. Ascoltiamo, intervenuto in conferenza stampa, uno dei cardini ormai da diversi anni per il Frosinone. Parliamo dell'esterno sinistro basso, come si dice in questi casi, di difesa, dunque, Roberto Crivello. Va affrontata come d'altronde in questo è il quarto anno. Tutte le partite che abbiamo fatto in casa abbiamo messo, rispetto a purtroppo a qualche partita in trasferta, abbiamo messo sempre più cattiveria, più intensità. Quindi questa è la ricetta per affrontare l'Ascoli. No, secondo me è ancora presto. Naturalmente quando finisce la partita guardiamo i risultati, guardiamo quelle che ci stanno avanti. Però è ancora presto per vedere chi sarà la nostra antagonista. Sicuramente il mister è uno che vuole giocare sempre a calcio, come tutti noi. Però se giochiamo male, male o non bene, facciamo 6 vittorie nelle ultime 7, speriamo da qui alla fine di continuare così. E la partita di Avellino è stata la terza, cioè giocavamo su un sintetico, c'era tanto vento, quindi non è che si poteva giocare tanto la palla. Però abbiamo fatto una gran prestazione sotto tanti punti di vista, sulla cattiveria, e portare a casa una vittoria ad Avellino in quelle condizioni è stata una gran vittoria. Sicuramente stimolante, comunque già Antonio io lo conoscevo, non abbiamo la stessa compagnia giù, ma amici in comune. Un bravo ragazzo, ormai lo conoscete. Poi sicuramente stimolante perché giocarmela con un ottimo giocatore come lui mi fa dare sempre il 100% in allenamento. Questo dunque Roberto Crivello, noi invece ora passiamo al basket perché con il GM del Ferentino, Ferenc Bartocci, abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Dopo questo inizio di campionato brillante inizialmente, un po' meno nelle ultime settimane. Stiamo sicuramente disputando una buona stagione. È chiaro che guardando le singole partite magari c'è qualcosa da recriminare, soprattutto per la sconfitta di Legnano, magari anche l'ultima partita in casa con Tortona. Però diciamo nell'arco di una stagione ci stanno partite che uno vince all'ultimo secondo e le perde all'ultimo secondo. La cosa importante è vedere una squadra in crescita che sta giorno dopo giorno migliorando sotto la guida tecnica di Luca Anzalone. Ancora abbiamo dei giocatori che non hanno raggiunto la forma eccellente per vari acciacchi magari avuti sia in preparazione che durante le prime partite di campionato. Comunque direi un bilancio positivo. È chiaro che dobbiamo essere consapevoli che la nostra squadra deve ancora lavorare molto e migliorarsi tantissimo. I giovani che abbiamo deciso di inserire in squadra hanno bisogno davvero di un lavoro aggiuntivo, si sta svolgendo quotidianamente anche in collaborazione con Alessandro Iacozza, l'assistente di Anzaloni, lo stesso coach e preparatore fisico Luciano Dancicco. Diciamo che per il momento sono soddisfatto, è chiaro che si pensa di poter far sempre meglio. Davvero tutto per la nostra informazione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.